Distinzione ci vuole, alza la testa, là sta il segreto. Saper dominare la plebe. Colui che sa sbucciare un frutto, adoperando coltello e forchetta, ha già vinto la prima parte della battaglia. Sei una donna meravigliosa, mamma. Ma queste cose me le hai già dette tante volte. Ho per te dei grandi progetti. Se mi ascolti andrai lontano, molto lontano nella vita. Ascoltami sempre. Sì, sì che ti ascolto. Io ti ascolto, eh. Il coltello. Ah, ve ne supplico, il tovagliolo. Scusate, mi credevo in casa mia. Oh, Giacomo, servi alla svelta. Subito, signore. Che ore sono? Ecco. Ah, questi orologi mi fanno impazzire. Gli orologi che lavorano giorno e notte possono dare il buon esempio a certa gente. Oh, basta. Perché tanti anni fa avete inventato un meccanismo, un aggeggio che ci ha reso dei milioni. Voi vi credete un inventore. Questa non è una casa, è... È un campanile. Ecco, esattamente. È simpatico il conte Maiori. Simpatico. È il vostro fidanzato. Oh, no. Maiori. Il signor De Bonin credeva che fosse il mio fidanzato. Ah, supposizione lusinghiera e conturbante, ma errata, infondata, sbagliata. Sì, che parla sovente così. Sì, sovente. È mia figlia. Oh, affascinante. È come una viola mammola nascosta fra l'erba sull'orlo di un ruscello. Voi siete un poeta, caro conte. Oh, dire un poeta è forse un po' esagerato. Sono lirico, mi spiego. Ho del sentimento, ecco tutto. Oh, caro Gaetano. Oh, caro Gaetano. Capisco perché non vi siete privato del suo ritratto. No, veramente c'era un'altra ragione. Nessuno ha voluto quel quadro. Nessuno? No, aveva commesso l'errore di scegliere un cattivo pittore. Oh.